Buonasera. Allora, Ale, io andrei subito con la primissima domanda, che è un po' quella che abbiamo concordato io e te, ma è anche quella che ci arriva poi, che ci arrivano durante la tua puntata, durante tutta la settimana. Ed è una domanda semplice, ma fare, no? Noi abbiamo tre tipi di vaccino contro il Covid. Il quarto è in arrivo, quello di Johnson & Johnson. Allora, come funzionano e soprattutto qual è la differenza sostanziale di questi quattro vaccini? Perché c'è questa differenza di fasce d'età? Sì, come appunto ha detto lei, i vaccini attualmente autorizzati da AIFA, che quindi sono attualmente in uso, sono quattro. L'ultimo deve arrivare a giorni, ma è anch'esso autorizzato, quindi a breve verrà utilizzato come gli altri tre. E sono dei vaccini costituiti in maniera differente. Abbiamo due di questi quattro vaccini che si chiamano ARNA messaggero. E sono in particolare il Comirnaty, che è il vaccino della Pfizer, e il vaccino Moderna, della Biotech. Questi vaccini utilizzano un frammento dell'RNA virale che, una volta introdotto nell'organismo del soggetto vaccinato, all'interno delle cellule, in particolare nel citoplasma delle cellule umane, produce, sintetizza la proteina S, la famosa proteina Spike, che è una proteina di superficie del virus, del coronavirus, e contro questa proteina che il nostro organismo non riconosce come nostra e quindi la vede come una cosa estranea, produce degli anticorpi. E questo, determina nel nostro sistema immunitario una vera e propria memoria, che significa che quando una persona è vaccinata contro un determinato agente infettivo, se nel corso della sua vita incontra questo agente infettivo, il nostro sistema immunitario si ricorda della vaccinazione, dell'incontro avvenuto durante la vaccinazione con questa proteina estranea e inizia a produrre in brevissimo tempo una grande quantità di anticorpi che vanno a bloccare sul nascere l'infezione e quindi impediscono che l'infezione determini poi lo sviluppo della malattia. Questo è più o meno come funzionano i vaccini. Questi due vaccini a RNA messaggero entrambi prevedono due dosi a distanza di 28 giorni nel caso del Moderna e di 21 giorni nel caso del Comirnaty, cioè ho detto, cosiddetto Pfizer. Sono vaccini con un'alta efficacia che arriva intorno al 95%, sebbene l'efficacia dei vaccini sembra sia utile per prevenire le forme gravi, le forme complicate di infezione, più che l'infezione vera e propria. E questo magari spieghiamo dopo l'importanza di questa cosa che appunto ho appena detto. E ci sono poi altri due tipi invece di vaccini che sono vaccini a vettore virale. E sto parlando dell'AstraZeneca, che oggi non si chiama più AstraZeneca, si chiama Vaxzevria, e del vaccino, l'ultimo che deve appunto arrivare a giorni, che è il vaccino Janssen della Johnson & Johnson, i quali utilizzano un adenovirus come vettore virale che, penetrato nel nostro organismo, funziona come l'altro vaccino, ossia produce questa famosa proteina Spike che serve appunto al nostro organismo per stimolare il nostro sistema immunitario e renderlo pronto all'incontro con il virus selvaggio. Il vaccino di AstraZeneca prevede anch'esso due dosi a distanza di 4-12 settimane l'una dall'altra, mentre il grosso vantaggio del vaccino Janssen che è in arrivo è che prevede una sola dose. Quindi già dopo 14-20 giorni dalla inoculazione determina lo sviluppo di un'immunità efficace e abbastanza elevata, si parla intorno all'85%, nella prevenzione delle forme gravi di Covid. Altra diciamo, differenza importante tra questi vaccini è la loro maneggevolezza.
Purtroppo sia il vaccino, soprattutto il vaccino Comirnaty, quindi il vaccino della Pfizer, è molto poco maneggevole in quanto sono richieste temperature estremamente basse di conservazione. Si parla di temperature tra meno 60 e meno 90 gradi, mentre sia il vaccino il Moderna che il vaccino della Johnson & Johnson devono essere conservati tra meno 15 e meno 25 gradi, comunque temperature sempre molto, molto basse. Il vaccino AstraZeneca invece si può conservare a temperature di frigorifero e quindi è molto più maneggevole da questo punto di vista. E la suddivisione di fasce d'età da cosa è determinato? Dunque, questi vaccini abbiamo detto che i due vaccini RNA messaggero, quindi il Pfizer e il Moderna, hanno un'efficacia ben più alta rispetto agli altri. Sono quindi riservati alle fasce di età e alle persone più a rischio di sviluppare forme gravi, complicate di infezione. Quindi sono stati riservati appunto agli ultra-ottantenni, ai residenti nelle RSA, quindi nelle strutture per anziani, agli operatori sanitari che non solo sono esposti loro in prima persona ad un elevato rischio di infezione per il lavoro che svolgono, ma rischiano anche, se si infettano, di trasmettere la malattia ai soggetti fragili con cui hanno quotidianamente a che fare nel corso del loro lavoro. Anche le persone cosiddette ultrafragili, quindi che hanno delle patologie che li rendono più suscettibili a infezioni gravi, verranno vaccinate con questi tipi di vaccino. E gli altri vaccini sono invece utilizzati, verranno utilizzati per vaccinare le persone, le fasce di età più giovani, quindi dagli 80 anni in giù, chiaramente se non ci sono delle patologie concomitanti che possono far classificare la persona come una persona ultra fragile. Grazie. E questo per quanto riguarda le persone che non hanno, insomma, contratto il virus. Come invece funziona la vaccinazione nelle persone che comunque sono state contagiate? E un'altra domanda che ce la fanno in diverse persone, se una persona vaccinata entra in contatto con una persona risultata positiva, che è positiva al Covid, come ci si deve comportare in questi due casi? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, cioè se una persona ha avuto il Covid si deve o meno vaccinare, la risposta è che sì, è prevista la vaccinazione, anche se è sufficiente una sola dose. Questa dose deve essere effettuata non prima dei 3 mesi dalla guarigione e possibilmente entro i 6 mesi. Questo perché non si sa quanto l'immunità conferita dalla malattia prosegua nel tempo, nel corso dei mesi. Quindi una dose di vaccino serve proprio a come rinforzo all'immunità. Se una persona invece ha fatto la prima dose di vaccino e si ammala successivamente, quindi tra la prima e la seconda dose, non è prevista l'effettuazione della seconda dose. Passando invece all'altra domanda, cioè se una persona vaccinata con due dosi viene a contatto con un malato, con un positivo, questa persona viene comunque considerata a rischio di infezione e viene messa in quarantena come se non fosse vaccinata. Questo perché? Perché innanzitutto i vaccini, se sono efficaci nel prevenire, come abbiamo detto, le forme gravi di infezione, per prevenire i decessi legati al Covid, non è chiaro se prevengono anche l'infezione stessa. Cioè una persona vaccinata può infettarsi come se non fosse vaccinata e ovviamente questa infezione non progredirà
fino a una forma grave di malattia, ma questa persona si può infettare e può trasmettere l'infezione anche ad altri. Per cui se una persona è venuta a contatto con un positivo, potrebbe essersi infettata comunque, seppur non manifestare sintomi, e quindi deve fare comunque tutto il percorso della quarantena. E questo è anche lo stesso motivo, per cui, le persone vaccinate non sono esentate dalle, misure comportamentali necessarie a prevenire la trasmissione del virus. Quindi sto parlando dell'utilizzo delle mascherine, della disinfezione delle mani, del distanziamento sociale, che devono essere sempre comunque mantenuti anche dopo, la vaccinazione con due dosi. Indubbiamente il vaccino che ha fatto un pochettino più parlare anche negli ultimi tempi è quello di AstraZeneca o Vax Zebria, come è stato chiamato, perché Alessio nelle puntate nel suo programma ha spiegato che non è che ha cambiato nome, gli è stato soltanto dato il nome perché AstraZeneca era la casa produttrice. Il vaccino si chiama Vax Zebria. Obiettivamente è quello un pochettino più sotto la lente di ingrandimento, no? Sono state varie prese, una decisione quella di darlo agli over 60, ma più che focalizzarsi sul caso AstraZeneca, io vorrei andare a parlare con lei di quali sono le eventuali controindicazioni, gli eventuali rischi dei vaccini, se è vero, se può servire di prendere delle precauzioni prima di fare il vaccino, dopo fatto il vaccino. Ecco, andiamo a parlare un po' di questo aspetto. Dunque, le controindicazioni ai vaccini, diciamo l'unica vera importante controindicazione ai vaccini in generale, quindi anche a questi contro il Covid, è l'allergia nei confronti di un componente del vaccino. Ci sono anche delle controindicazioni temporanee, per esempio, se uno ha una febbre, la febbre è importante, insomma, quindi non una febbricola, oppure un'infezione in corso. Chiaramente il vaccino non è indicato, e si rimanda la vaccinazione a dopo la guarigione. Ovviamente uno stato di febbricola, quindi un 37, 37,2 o un'infezione di poco rilievo non indicano, la necessità di rimandare il vaccino, quindi il vaccino si può fare comunque. La gravidanza e l'allattamento non sono delle controindicazioni vere e proprie, è semplicemente una mancanza di dati. Quindi in assenza di dati, perché i vaccini sono stati messi in commercio, diciamo, da poco, si consiglia di rimandare la vaccinazione. Ovviamente ogni caso va valutato in base al rischio-beneficio che si può ottenere dalla vaccinazione stessa. Le persone, quelle che sono invece le reazioni avverse, che si possono manifestare a seguito delle vaccinazioni, si distinguono anche queste in due gruppi. Ci sono le reazioni lievi, che sono, diciamo, le più comuni, le più frequenti, e che consistono per esempio nel dolore locale, nel sito di iniezione, e nella comparsa di qualche linea di febbre, un'astenia, una stanchezza. Queste reazioni sono abbastanza frequenti e insorgono normalmente 1 o 2 giorni dopo la vaccinazione, in breve tempo si esauriscono e non lasciano nessuna conseguenza. Ci sono ovviamente anche delle reazioni avverse che si definiscono invece gravi, sono eventi molto rari per fortuna, però esistono. Diciamo, quella più comune è lo shock anafilattico, che è legato proprio ad uno stato di allergia nei confronti di un componente del vaccino. La cosa, diciamo, che però ci aiuta e ci tranquillizza è che questa manifestazione si palesa nei primi minuti dopo la vaccinazione e quindi le persone vaccinate vengono infatti fatte sostare nella cosiddetta sala di osservazione
che è all'interno della struttura dove sono stati vaccinati per almeno una quindicina di minuti, e proprio perché lì ci sono i farmaci, le attrezzature, il personale preparato per poter intervenire in caso si manifesti una reazione di questo tipo, quindi di tipo allergico. Per quanto riguarda il vaccino Vaxzevri, in effetti sono state osservate anche delle reazioni gravi, con delle tromboembolie associate a uno stato di trombocitopenia, cioè con poche piastrine in circolo. Sono reazioni molto rare, però sono state osservate, sono state inserite anche nella scheda tecnica del vaccino, e sono state queste che hanno un po' indotto AIFA a modificare le indicazioni del vaccino, perché si è visto che queste reazioni, seppur rare, si sono manifestate per lo più nelle persone sotto i 55 anni e in particolare nel sesso femminile. Quindi la fascia di età, diciamo, è stata spostata alle persone ultra sessantenni, dove questo tipo di reazione non è stato osservato. Bene, grazie dottoressa, che stanno arrivando anche delle domande dal nostro pubblico, poi vediamo se una volta terminate le nostre domande abbiamo preso anche quelle del pubblico. Ovviamente la pandemia è in corso, non sappiamo obiettivamente quando finirà, visto anche l'arrivo delle varie varianti che sono più contagiose rispetto al ceppo principale, ma questa campagna, insomma, ritiene che dovremmo vaccinarsi annualmente, cioè questo vaccino andrà fatto tutti gli anni come è normale fare un vaccino per l'influenza, e quando riusciremo ad avere l'immunità di gregge, l'effetto gregge? Si può già definire? È troppo presto? Dobbiamo ancora aspettare per avere questo tipo di informazioni, o già possiamo avere un quadro? Sì, dunque, l'effetto gregge si spera di riuscire ad ottenerlo una volta vaccinato circa l'80% della popolazione italiana, e si stima di riuscire ad arrivarci entro il settembre di quest'anno. L'effetto gregge è quell'effetto per cui quando è vaccinata una certa percentuale di popolazione, che varia da vaccino a vaccino, quindi da infezione a infezione, anche chi non è stato vaccinato perché non poteva per motivi suoi esserlo, è comunque protetto, perché il virus, non trovando un certo numero sufficiente di persone suscettibili, cessa di circolare, e quindi anche le persone non vaccinate non si ammaleranno. Ovviamente c'è il grande punto interrogativo della comparsa delle varianti. Che cosa significa una variante? Significa che il virus, durante la sua replicazione, commette degli errori nella duplicazione del suo corredo genetico, errori che sono casuali e che portano a una modifica del suo aspetto, quindi delle proteine di superficie contro le quali è stato prodotto il vaccino. Tanto più è importante questa variazione, quindi quanto più il virus si cambia rispetto alla versione originaria, quanto è più facile che gli anticorpi neutralizzanti che abbiamo prodotto o per il vaccino o perché abbiamo avuto noi stessi la malattia non funzionino contro questo nuovo virus che è mutato. Quindi il timore legato alle varianti, sono tre tipi di timori: uno legato alla maggiore infettività, come diceva lei, uno legato alla maggiore virulenza, cioè all'aggressività del virus all'interno del nostro organismo, ma il timore più grande è proprio questo della fuga immunitaria, si chiama, cioè che il virus si riesca in qualche modo a eludere il nostro sistema immunitario, a sfuggire agli anticorpi che sono stati progettati nel vaccino per la variante di Wuhan, quella cinese, quella originaria, e quindi riuscire, questi nuovi virus, la paura che riescano a sfuggire a questa immunità.
Le varianti che attualmente circolano sono per lo più di tre tipi. Abbiamo la variante inglese che ormai è all'incirca l'86,7% dei casi dei tamponi sono dovuti a variante inglese, quindi ormai anche non è più una variante, diciamo è il ceppo principale in circolazione. C'è poi la variante brasiliana che ha invece una prevalenza del 4%, comunque è abbastanza presente in Italia. E la variante sudafricana che è ancora lo 0,1%. Ecco, mentre per la variante inglese, per fortuna, i vaccini funzionano, sulle altre due varianti l'efficacia della vaccinazione scende, in particolare del vaccino Vaxzevria, con la variante sudafricana sembra appunto l'efficacia sia effettivamente scarsa. Questo chiaramente induce a pensare a successive vaccinazioni, sia perché l'immunità data da vaccino potrebbe col tempo decadere e quindi essere necessarie dosi di richiamo, ma anche la produzione, probabilmente si intravede la necessità di produrre vaccini diversi adeguati alla comparsa delle nuove varianti. Ale, vuoi fare qualche domanda alla dottoressa, magari anche chiedendo, non so, come sta andando la campagna vaccinale in Toscana, visto che tu comunque la stai seguendo giorno dopo giorno per fare la puntata del giovedì? Sì, volevo infatti, ringrazio, volevo approfittare per fare un paio di domande. La prima appunto, Vale, mi ha anticipato, magari approfittare per parlare un attimo di come sta andando da noi la campagna vaccinale, appunto se ci sono delle novità che poi noi affronteremo ovviamente giovedì nella puntata, però se ci sono delle indicazioni date dalla sua esperienza proprio nell'ASL Toscana Sud-Est che ci può dire qualcosa in più. Sì, la campagna vaccinale dell'azienda è stata improntata alle strategie, al piano strategico nazionale, alle indicazioni date dalla Regione Toscana, quindi sono state le persone vaccinate in ordine rispetto a delle categorie di priorità. La categoria 1 è già in corso e è stata in parte completata, soprattutto per quanto riguarda le RSA, gli operatori sanitari. Entro il fine di aprile saranno vaccinati tutti gli ultra ottantenni. È a buon punto anche la vaccinazione dei soggetti ultra fragili, che sono stati suddivisi in due categorie A e B. I soggetti di categoria A verranno chiamati direttamente dal centro ospedaliero o territoriale di riferimento che li segue, quindi non si dovranno prenotare sul portale, mentre i soggetti di categoria B dovranno prenotarsi sul portale. Per sapere a quale categoria si appartiene, si può accedere al sito di Regione Toscana che si chiama Vaccinazioni Chi, Come e Quando, dove appunto si trovano tutte le informazioni per sapere, in base alla nostra età, in base al lavoro, in base alle patologie che abbiamo, quando e come ci dovremo prenotare per la vaccinazione, quali vaccini verranno utilizzati. Si è aperta anche la possibilità di prenotazione per i soggetti tra i 70 e i 79 anni, quelli quindi appartenenti a una categoria 2. Terminate queste categorie si passerà per fasce d'età sempre inferiori a vaccinare fino ai ragazzi di 18 anni. Grazie mille, volevo approfittare un attimo, solo rubo l'ultimo minuto per una cosa che ci avevano chiesto e ci siamo dimenticati, ovvero i soggetti, vado a prendere, ecco, le persone che devono vaccinarsi devono prendere delle precauzioni o dei farmaci particolari prima o dopo la vaccinazione? Questo ce l'hanno chiesto, quindi se voleva risponderci un minuto davamo una risposta anche a questo. No, non ci sono farmaci da prendere né prima né dopo la vaccinazione, tranne che ovviamente non insorga la febbre, se la febbre supera i 38 si prende la tachipirina come facciamo sempre quando abbiamo la febbre, ma non ci sono farmaci da prendere per prevenire effetti
particolari. Si dice soltanto, magari come indicazione, alle persone vaccinate, in particolare con il vaccino di AstraZeneca, che se nelle 2 settimane che seguono la vaccinazione dovessero comparire sintomi quali respiro affannoso, dolore toracico, gonfiore alle gambe, petecchie, quindi lividi, oppure una cefalea persistente, ecco, dovessero comparire sintomi di questo genere, è necessario rivolgersi prima possibile ad un medico. Va bene, grazie mille. Bene, allora io penso che con la dottoressa abbiamo cercato di dare tutte le informazioni tecniche possibili che molti nostri lettori, ma comunque molte persone in questo momento stanno chiedendo e vogliono avere appunto delle informazioni un pochettino più puntuali. Io a questo punto ringrazierei la dottoressa per essere stata qua con noi in questa bella mezz'ora dove abbiamo parlato in tecnici ma in maniera comprensibile in modo appunto da dare le risposte a tutti. Dottoressa, grazie veramente grazie per voi. Essere stati qua con noi questa sera e ovviamente questo pezzo lo ritrovate tranquillamente su tutto sui nostri canali social e YouTube, quindi qualsiasi perplessità potete ritrovare la dichiarazione della dottoressa. Grazie davvero dottoressa. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Grazie. Grazie, buon lavoro a lei.